Il più importante appuntamento dell'industria cinematografica italiana giunge alla sua 45esima edizione, dove presenta le anteprime del 2023, ma soprattutto proclama i suoi biglietti d'oro. Chi sono quest'anno che hanno trionfato? Possiamo dirlo già in anteprima. Il film La stranezza, dove trionfa il genio di Pirandello al primo posto, al secondo Me contro te col film Persi nel tempo e al terzo posto Il colibrì di Francesca Archibugi. Possiamo dare il via alle immagini e agli ambassador. Si è creato un sodalizio con Giorgia, la cantante, prima grazie a un corto, vede pillole di normalità, e poi ritorni finalmente in Basilicata col tuo quarto film Scordato. Cioè si è creato una vera sinergia, no? Beh, ci conosciamo da tanto con Giorgia, da quando era giovane, da quando lei è apparsa sui palcoscenici romani, e da lì l'ho sempre seguita. Siamo sempre stati in qualche modo in relazione, è venuta fuori questa occasione e ho la sensazione che l'abbiamo sfruttata, perché lei nel film sarà una vera sorpresa. Senti, lavorare con Verdone, si vive una sola volta, e anche Vita da Carlo, no? È sempre una bella esperienza, no? Una fusione di intenti. Lavorare con un idolo è sempre, come dire, oltre che gratificante, emozionante. Ho avuto questa fortuna di, soprattutto nel film In vita da Carlo faccio un cameo, però devo dire che veramente è come compiere, come un sogno che si realizza. Poi visto che si è creato un sodalizio anche con Massimiliano Bruno, no? Da sempre, noi ci conosciamo da giovani, abbiamo sempre fatto cose nell'off romano, insomma un'amicizia che va avanti da tanti anni. Ed è questo, è un valore, diciamo, le relazioni autentiche sono un valore. E chiudiamo, sei a teatro, sì, con un quartetto vintage, no? Maledetti, diciamo, amici ritorno. Non è più che un gioco, sì, così, per passare insieme qualche serata, fredda serata di dicembre. Infatti non avete neanche il copione, tutto in live. Beh, diciamo un po' improvvisato, un po'. Approfittiamo dei nostri repertori. Gioia Marzocchi, una fan prodigio cinematografica, conduttrice e intrattenitrice, ciao innanzitutto e benvenuta. Ciao, grazie, ben trovato a Sorrento, ci si vede ogni tanto e mi è piaciuta, una fan prodigio. Sì. Dal 2015 sei la padrona di casa di questo evento, sì, principale appuntamento cinematografico in Italia, dove finalmente il cinema si riprende, no? Il cinema ormai si è ripreso, diciamo che ormai sì, è in forza, lo testimoniano tutti i film che vediamo adesso in listino delle case di distribuzione, delle produzioni, tutti i film pazzeschi, e il pubblico ha ricominciato a tornare in sala, insomma le sale sono accoglienti e il cinema, le grandi emozioni si vivono al cinema. Il green che avanza, diciamolo, diciamo. Senti, tu poi, qua siamo in Campania, no? C'è una fiction a cui sei molto legata, Un posto al sole, come dire, dove ti ha visto anche lì protagonista, no? Sì, il protagonista di qualche puntata, l'anno scorso, quando è stato? Sì. Beh, sempre una bella esperienza, poi Un posto al sole è una macchina produttiva pazzesca, sono veramente... Oh, fanno una giornata lì dentro, ti fanno girare 40.000 puntate, sì, è bellissimo, mi sono divertita tantissimo. Senti, invece da Supermax in radio, Made in Italy praticamente al cinema, è da un po' che praticamente sei sparita. Ma lui quando studia tutte queste cose, che è preparatissimo? Allora, adesso, sì, l'ultima cosa che ho fatto al cinema è stata proprio Made in Italy con Ligabue, hai ragione. E poi alla prossima occasione sono pronta, quando arriva la chiamata. Ah, giustamente, dall'alto. Senti, invece sui canali di Ad Amsterdam che ci facevi? Perché io mi occupo anche di musica dance, ok? E quindi mentre l'industria cinematografica si promuove a Sorrento, noi abbiamo tutte queste manifestazioni di musica dance in giro per il mondo, ad Amsterdam, Ibiza e Miami. Le nostre location. Un filotto. Senti, invece guardando in avanti, chiudiamo, la tua proiezione, in che direzione andrà? Guarda, limitiamoci al 2022, portiamo a casa intanto quest'annata, benissimo, e poi per il prossimo anno anche un sacco di... è importante avere energia alla carica e poi si affronta tutto. Praticamente ci troviamo alle giornate del cinema, 45esima edizione. Quanto il mondo del cinema risulta essere anestizzato dalla travolgenza delle piattaforme? In qualche senso sì, perché comunque molti si sono abituati a questa fruizione diversa da casa, sul divano, troppi prodotti, troppe piattaforme, ma credo che comunque delle cose recenti come La stranezza e altri film che hanno mostrato comunque una positività, e che la gente ancora, quando il prodotto c'è, ha voglia di andare al cinema e vivere questa esperienza sociale, collettiva, che è diversa da stare sul divano, emozionarsi insieme alle altre persone.
Senti, si parla anche tanto di esercizio cinematografico, no, per lo spettatore, in che direzione andrà? E io credo che anche lì le sale debbano in qualche modo diventare dei centri culturali e sociali, dei presidi culturali. Anche lì forse la sala deve migliorare, non solo come impianto, ma a volte anche diventando un luogo dove ci si incontra, si legge un libro, c'è un caffè, quindi cambiare anche un po', diciamo, quella che è la struttura dei vecchi cinema. Invece il theatrical, il core business, ovviamente l'industria audiovisiva, siamo ancora in tempo, c'è anche un tema, un dibattito, no, in tal senso? Sicuramente sì, bisogna insomma andare in quella direzione. È ovvio che poi tutti gli sfruttamenti successivi sono importanti, ma credo che i grossi numeri vadano fatti soprattutto con il theatrical. Complimenti, talento emergente maschile, tutto in crescita questa tua carriera praticamente, no? E, pensando anche ai ruoli, in questo caso parliamo di Colibrì, no? Che sei co-protagonista con Favino, è un classico autoborghese che riflette e rispecchia la mascolinità dietro e gravata dai suoi sensi di colpa. Beh sì, è un'opportunità più che altro mettere il focus su un'attitudine a rimanere nelle cose piuttosto che cambiare subito, cercare di rimanere anche a livello proprio emotivo, rimanere nelle situazioni anche scomode invece di fuggire, cioè imparare a stare. Senti, sei un animo riflessivo, no? Ti ha salvato la teatroterapia, come dire, oggi sei in grado di scegliere i ruoli in maniera molto certosina, no? Quelli che ti aggradano di più, ovviamente, che ti possono anche insegnare a acquisire un valore in più. Sì, oggi sì, c'è stato un periodo dove avrei voluto fare tante cose ma non venivo scelto io, però diciamo che chi semina bene poi raccoglie. A proposito di raccogliere, protagonista di una serie sugli adolescenti romani, Scam, protagonista dell'ultima stagione, nel personaggio di Elie con una serie di problemi, soprattutto uno in particolare fisico, no? Però io devo dire che una scuola di vita insegna ad accettarsi e anche ad ascoltare senza pregiudizi, no? Sì, penso proprio che sia importante, anzi spero che sia da esempio per tante, non solo ragazzi, ma anche persone. Dopo la serie mi hanno scritto, ho letto i messaggi di quarantenni, cinquantenni, adesso senza dare per forza un'età, però fondamentalmente accettarsi per qualsiasi disagio si viva, no? E quindi sentirsi comunque parte di qualcosa, anche se non in perfetta armonia con se stessi. Senti, sei giovanissimo ma già sei genitore, no? Che valori gli insegnerai a tuo figlio? Spero di insegnargli poco, nel senso i miei genitori con me hanno sbagliato tutto quello che potevano sbagliare, però mi hanno dato la libertà di scelta, quindi più che insegnargli io vorrei capire se sono in grado io di stargli dietro e di accompagnarlo, rigiro un po' la fretta e dargli anche giusti valori, no? Sì, vabbè, valori, io credo molto nel rispetto, credo molto nella dedizione, nella passione, nell'amore, nella gentilezza, che mi piacerebbe, forse se te ne devo scegliere uno, la gentilezza verso il prossimo. La cortesia, la tua forza posso dire che è sempre mettersi in discussione, mai darsi per arrivato. Beh, credo sia più che forza è necessità, perché altrimenti smetti proprio di pensare, non so, anche in una scena, di pensare come cosa voglio ottenere da questa scena. Se ti senti già arrivato non ti stai lì a scervellare. Invece lo scervellamento mi piace. Prima che ti lascio ai colleghi, sei stato scelto tra i Men of the Year per GQ, no? Dove è una bella iniziativa di condivisione di diversità e di uguaglianza di genere. Sì, è una bella sorpresa, non me l'aspettavo, con nomi importanti che hanno fatto veramente la storia quest'anno. Devo realizzarla ancora questa cosa, però sono molto contento. Dove sei proiettato e chiudiamo?
È sempre il nostro mondo, che tu fai tante cose belle ma non le puoi dire, quindi diciamo che ho appena finito le riprese di un film, adesso inizierò le riprese di una serie, ma non si può dire nulla. Il cinema italiano di che salute gode? Il cinema italiano attualmente è in ottima ripresa, anche nelle sale cinematografiche sono tornate tantissime persone, questo lo vediamo anche dai numeri che ci sono ultimamente. Stiamo cercando sempre di più a far ritornare il pubblico in sala, quindi a cercare comunque anche con gli esercenti a prendere gli ottimi film per appunto invogliare le persone a tornare al cinema. Infatti la conversione green delle sale, la centralità della formazione delle nuove, anche quello può essere un giusto binomio, no? Assolutamente sì, perché entrambi possono essere comunque un qualcosa che può portare a un beneficio, anche poi e tutti noi ne siamo uniti e vicini in questo. Tu sei anche una produttrice, l'andamento dei mercati, il sostegno da parte delle istituzioni, quanto è vicino il governo al cinema, al polo della cultura in generale? Benissimo, su questa domanda potrei sorvolare oppure la rimandiamo prossima. Sono troppo parte in causa, quindi si può fare sempre meglio. Sei diplomatica. Invece la tua attività di recitativa, insomma, che sai anche molto bene spaziare, dietro un'immagine edificante riesci anche ad avere dei ruoli intensi. Sì, l'ultimo ruolo che ho avuto è nel film di Dante, di Pupi Avati, e il ruolo è la donna gozzuta. Quindi maestro Pupi mi ha donato questo ruolo che ho amato sin dal primo giorno, e si tratta di questa donna gozzuta che accoglie Dante in esilio e poi incontra Boccaccio più in là nel percorso della vita di Boccaccio, che fa nel ripercorrere la vita di Dante. Senti, le tue corde brillanti invece quanto ti sono servite nell'ascesa professionale? Che sei una donna molto ironica. Non direi, però sì, me lo dicono diverse volte, perché non ti butti un po' con la commedia, perché, ma ecco, diciamo che comunque amo qualsiasi tipo di film, ripeto, purché sia un buon prodotto, un ottimo prodotto, e sono tutti bellissimi. Senti, invece di questa triade di questi film che hanno vinto, La stranezza, Il genio di Pirandello, questo fenomeno di questi ragazzi siciliani, youtuber, Noi miei contro te, e soprattutto Il colibrì, no? Che è una sorta, sai, come posso dire, quando gli uomini devono gravitare con i loro sensi di colpa, l'Archibugi ha centrato anche di nuovo questo argomento. Sì, La stranezza e Il colibrì sono tutti degli ottimi film. Ovviamente mi dispiace che Dante non sia rientrato negli Oscar, perché comunque sono di parte. Per quanto riguarda Louis Sophie, è un fenomeno che allora, o i bambini sono così forti da portare in sala i genitori, quindi i bambini più mamma e papà anche vanno, e ovviamente diventa tre al posto di uno. Se decidessi io di vedere un film sono una, invece un bambino alla fine ne porta due. Quindi forse sarà questo il fenomeno del perché hanno degli ottimi risultati e degli ottimi incassi. Ma se puoi pensare che il loro canale ha solo 3 milioni di iscritti. Esatto, poi su questo se sono a favore o no, io anche qui mi terrei fuori. E chiudiamo, la tua immagine è stato un limite o un vantaggio nella tua carriera? Allora, se parliamo dell'inizio è stato un po' uno svantaggio, poi ovviamente man mano è iniziato ad essere, non so, chissà, un po' un... Ti sei formata, ti sei consolidata, ti sei strutturata, esatto. Il talento poi è venuto fuori, no? Esatto, quindi un pochino poi si cresce e si impara a gestire quello che si ha e come poterlo portare per ottenere quello che si vuole ottenere. La 45esima edizione delle giornate professionali del cinema, che convogliono sempre un volano turistico, culturale, artistico soprattutto, dietro un'aggregazione sociale che ci si ritorna di nuovo, ecco, in libertà, come si dice in gergo, dopo la pandemia, no? E il capostipite è ovviamente questo appuntamento, che è il principale che abbiamo in Italia. Assolutamente, è il principale appuntamento dell'industria cinematografica a livello nazionale, siamo lieti di ospitarlo a Sorrento, un'edizione, la 45esima, con un sapore particolare, il sapore della ripartenza dopo l'edizione sperimentale dello scorso anno, la mancata edizione del 2020, quindi siamo contenti di essere qui, finalmente senza restrizioni, anche il mondo del cinema torna a respirare, una boccata di ossigeno necessaria per rilanciare il settore. Il comune quanto è vicino al polo della cultura e della creatività?
La vicinanza la diamo, cerchiamo di darla con i fatti. Abbiamo creduto nel progetto delle giornate di cinema nel momento più difficile per la storia della cultura e del cinema in particolare, cinema che ha subito più di ogni altro le restrizioni del Covid. Ci abbiamo creduto, abbiamo continuato ad investire in questa manifestazione, oggi ne raccogliamo i risultati. Mai c'era stata una partecipazione tanto importante di pubblico. Quest'anno è stata un'edizione credo la più partecipata, che ha visto protagonisti i tecnici del settore, gli addetti ai lavori, ma che ha visto protagonista anche la nostra cittadinanza, soprattutto i bambini, ecco, i ragazzi della città che hanno potuto usufruire di tante prime visioni, di tante proiezioni e hanno potuto dare senz'altro il loro contributo. Simbolo enogastronomico della penisola sorrentina, Antonio Caffini, innanzitutto benvenuto. Sì, grazie, grazie a voi, mi fate sentire una star oggi, grazie. Un sodalizio che si rinnova, no, con l'industria, sì, cinematografica, dietro alle tue golosità. Eh sì, noi attraverso il dolce parliamo pure un po' del territorio, no? Oggi ho fatto vedere a Figari che si possono fare anche i cannoli con la ricotta, però al limone, quindi abbiamo fatto assaggiare questa specialità. Senti, il cinema è importante per Sorrento, è sempre stato un volano turistico, culturale, anche sociale, no? È stato il cinema, infatti Sofia Loren nasce a Sorrento come... e poi vince tutto, no? La sfida natalizia invece cosa bolle in pentola, nel senso cosa hai preparato? Vabbè, a Natale quest'anno noi da oggi è partita questa idea di fare un gemellaggio con la Sicilia, quindi da me troverete un pasticciere siciliano, si chiama Calogero, che farà tutta questa tendenza siciliana. Buon Natale. Il Signore delle Formiche ha fatto effetto praticamente, quest'opera di Gianni Amelio ti ha consacrato soprattutto nella tua arte interpretativa. Ma sì, lo spero tanto. Sì, Gianni Amelio mi ha dato questa opportunità, io ho messo tutto me stesso, ho cercato di dare il meglio di me e fortunatamente credo che a molte persone sia piaciuto. Quindi... Tanto che è piaciuto anche a Marco Bellocchio, subito dopo la conversione, un caso internazionale di Edgardo Mortara, no? Che risale a 1858, e anche lì un'opera molto impegnativa. Sì, assolutamente, sì, una storia molto importante, molto forte, che racconta un'altra epoca, appunto perché come dicevamo è ambientato nel 1800, però comunque con dei personaggi molto umani, molto vicini comunque. Senti, nel Signore delle Formiche si parla molto del caso Braibanti, no? O dell'Italia omofoba già da allora e bigotta anche di oggi, devo dire. Tu come ti rapporti? Secondo te l'amore dovrebbe sposare le persone o il sesso? Secondo me i diversi gusti sessuali, se tu che ne pensi in merito? Certo. Ma credo, cioè sono pienamente libero, insomma, non credo veramente che sia interesse di nessuno sapere cosa va a fare un'altra persona, se preferisce amare le donne o gli uomini, credo sia totalmente un gusto individuale, non mi permetterei mai di andare da nessuno a investigare sui propri gusti. Finché c'è rispetto, secondo me, del partner e dell'individuo con il quale si intende avere un'intimità, non c'è nulla, non c'è mai nulla di sbagliato. Senti, hai dichiarato che la recitazione ti ha salvato la vita. Sì. No, perché eri... Praticamente sei stato bocciato al college, sì, quasi a tutte le materie. Sì, 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 non c'è veramente un piano B, insomma. Poi ho fatto tanti lavori, però sempre lavori precari che comunque non mi avrebbero dato un contratto a tempo indeterminato. Ho fatto il traduttore d'inglese, ho fatto le lezioni d'inglese, ho fatto il receptionist, però diciamo che però recitare era assolutamente l'unico percorso che vorrei percorrere. Senti, hai paura di rimanere disoccupato e soprattutto di non ricambiare l'amore che ricevi? Assolutamente, sì, ho paura di entrambe le cose, in generale dell'instabilità sotto qualunque punto di vista è molto pericolosa, credo, per tutte le persone, sia dal punto di vista sentimentale che anche dal punto di vista sociale, di vita, sono paure che possono far molto male alle persone, secondo me. Quindi abbiamo capito che da grande vuoi fare l'attore. Insomma. Voglio fare l'attore da grande, esatto. Con corde intense o più anche brillanti, vedi, nel tuo futuro? Ma qualunque cosa posso fare per essere a disposizione, sì, per creare delle cose belle sarò il primo. C'è un'incetta di premi, il David, il premio Flaiano e oggi ti premono anche il premio Anec come regista emergente con questa tua opera, Piccolo Corpo, no? Che è un film, l'ho visto in parte, onirico, meraviglioso e dove praticamente ci hai fatto sognare e emozionare al tempo stesso. Complimenti.
Grazie mille, no, io sono super contenta, tra l'altro appunto i premi sono sempre una sorpresa perché a me bastava finirlo questo film, visto che era, è stato molto complicato riuscire a finalizzarlo, ogni volta che arriva un premio dico, ah ok. Certo. Senti, se io ti dicessi che il ruolo di Agatha ti assomiglia, ti impersona in parte? No, non tanto, diciamo che abbiamo la caparbietà in comune, quello sicuramente, e... punto, non molto altro in realtà, cioè è ovvio che ogni autore, ogni autrice proietta qualcosa di sé nei personaggi che scrive, ma noi abbiamo scritto in tre, cioè non ero sola, ero con Elisa Dondi e Marco Borromei, appunto co-sceneggiatrice e co-sceneggiatore insieme a me, quindi a un certo punto ci sono delle schegge di ognuno di noi che si mescolano. Sei assertiva e questo atteggiamento ti ha dato anche una grande forza, anche nel compito della tua carriera, devo dire. Sì, sono assertiva nel senso che quando capisco cosa voglio non mi faccio imbarazzi a domandarlo anche con insistenza. Sicuramente mi ha aiutato questo atteggiamento, però ho fatto anche gli incontri giusti e sorprendentemente con incontri giusti non intendo i potenti, le cose, ma intendo i pari. E le pari, cioè le persone con cui ho studiato e con cui ho iniziato a lavorare 10 anni fa da studentessa all'epoca e che mi porto ancora dietro. I risultati si sono visti, tu sei di Trieste, no? Il tuo prossimo progetto è ambientato nella tua città e dove i protagonisti saranno gli adolescenti. Sì, non posso dire molto altro in questo momento, cioè in realtà hai già detto tutto, posso dirti che non vedo l'ora di girare a Trieste perché non ci ho mai girato in vita mia. Quindi io sono super attaccata alla mia regione, però proprio a Trieste città non ho mai girato ancora. E chiudiamo, essendo che tu sei giovanissima, ricordiamo la formazione che è importante, le masterclass, che la notorietà e la popolarità è un'altra cosa, che i talent e i reality hanno deformato completamente i giovani di oggi, ma il cinema, la settima arte, qualcosa di serio che non può essere improvvisato. Ma è sicuramente qualcosa di tecnico innanzitutto, però è qualcosa anche di molto giocoso, cioè per me l'aspetto più bello di questo lavoro, che poi non è neanche un lavoro, cioè è una passione che si mescola col lavoro, è il fatto che c'è una comunità, quindi io non sono mai sola a lavorare, se voglio ovviamente sì, chiudo le stanze e sto da sola come ogni essere umano, però è un lavoro di comunità. E questa cosa è preziosa, è bellissima ed è divertente di fatto. Premio ANEC Talento Emergente 2022 grazie a Colibri, che è un plastico autoborghese che rispecchia la mascolinità gravata dai sensi di colpa, e dove tu praticamente hai dato prova maiuscola di interpretazione. Grazie, sì, molto onorata di essere qui con questo film a cui io ho tenuto tanto, come penso tutta l'equipe, la regista, gli attori, è stata un'esperienza magnifica e anche essere, insomma, affiancare dei mostri sacri così è stato molto emozionante. Senti, Tutto chiede salvezza, anche lì un'altra interpretazione magistrale, dove sei anche un influencer, oggi social praticamente imperversano ovunque e credo anche lungo la tua anima, no? Sì, ma in realtà io mi distacco un po' da tutta questa corrente perché sono assolutamente antitecnologica, la tecnologia mi repelle, però è stato molto divertente quindi impersonificare qualcuno così diverso da me ed è stato un altro lavoro a cui ho tenuto tantissimo, sono uscite come due chicche quest'anno tutti e due insieme, quindi non posso essere più felice. Poi sei reduce dal set di Maria Sole Tognazzi, 10 minuti, no? Una storia tutta al femminile, 3 donne con Barbara Ronchi e con Margherita Bui, con un pezzo di storia appunto del nostro cinema italiano, e lì ti sei forgiata, anche lì hai dimostrato di saper stare da dinanzi alla macchina da presa. Beh, questo lo vedremo, si spera, il film non è ancora uscito, io non l'ho ancora visto, non so neanche cosa ho fatto, quindi mi affido completamente alla regia di Maria Sole che è stata eccellente e alle due attrici spettacolari che avevo accanto. Sei anche un'anima internazionale, ho visto Greek Salad, produzione francese. Tutti i progetti. E poi The Braid, no? Un'altra produzione internazionale. Ebbene sì, questo è stato l'anno all'insegna di progetti internazionali, quindi sono molto contenta, ho iniziato a spaziare un po' gli orizzonti. Già il Colibrì in realtà era un film internazionale, quindi tutto è partito da lui, poi insomma ci sono questi progetti di cui io non so ancora nulla perché non ho visto ancora niente, stesso discorso, e aspetto con impazienza. Quindi. Una formazione molto ampia, con un registro attoriale, devo dire,
molto largo, questo mi fa capire che c'è una formazione di fondo e di base molto ampia, no? La formazione è il divano, il cinema e i popcorn, di base questa è la principale formazione, poi dopodiché, no, io in realtà ho studiato economia, quindi questa è un'altra enorme formazione che consiglio e in realtà durante il mio Erasmus ho frequentato anche un'accademia di teatro a Parigi, quindi il Cours Florent, e ho fatto varie lezioni insomma con un insegnante privato del centro sperimentale e ad Maiora si continua a studiare, insomma, stage, workshop. Mai stare fermi, no? Mai stare fermi. In tutte le regole della vita. La cura di Alberto, liberamente ispirato alla peste di Camus, dove l'amore e la solidarietà sono gli unici antidoti a questa malattia, praticamente, che Francesco Paterno ha saputo ricamare molto bene. Sì, assolutamente, cioè quello che poi arriva, a parte che è un film che rimarrà nella storia perché racconta di una Napoli e di una una Napoli e di un mondo in sospeso, questo vuoto, questo silenzio, è veramente emozionante. Per certi versi è come il film di Spike Lee, La 23esima ora, che raccontava la caduta delle Torri Gemelle per la prima volta a New York. Però è un film che è nato da veramente dalla voglia di una serie di persone, di attori, produttori, i fratelli Cannavale, cioè, ma di metterci insieme e raccontare una storia forte e che rimanesse. Però un gran cast, perché se tu ci pensi, da Alessandro Preziosi, Francesco Di Leva, Francesco Mandelli, Peppe Lanzetta, Andrea Renzi, cioè veramente un bellissimo cast. Veniamo al tuo primo amore, il teatro, appassionata. Un reading theatrical musical, sì. No? Come nelle tue corde. Sì, però appassionata, adesso invece il prossimo progetto prevede comunque una fusione con Daniele Sansone degli A67 e quindi faremo insieme uno spettacolo chiamato Aya Stemma come l'ultimo suo disco. Senti, poi arriva un film visionario che incanta, magico, come la Divina Commedia, no? Di Mimmo, appunto, Paladino. Mimmo Paladino ha creato un'opera d'arte in movimento. È un film meraviglioso, poesia pura, anche là con un cast pazzesco e sono felice di far parte anch'io di questo cast. Sicuramente è un film d'arte, quindi avrà un pubblico particolarmente attento a questo. E poi da contraltare l'eroe arriva, no? Praticamente. L'eroe che è arrivato sulla piattaforma, esatto, sì, in realtà è frutto di questa coppia, io e Salvatore Esposito. Il cinema pre e post Covid, quanto è cambiato? Non lo so, no? Io non penso che sia cambiato il numero di spettatori che va in sala adesso, no? Ma per i motivi che dicevo prima, perché per 2 anni e mezzo l'emergenza ci ha costretto anche, no, a cambiare abitudini, insomma, ecco. Penso che questo sia il cambiamento, diciamo, che però mi pare di cogliere dei segnali stia man mano scemando e diventando meno dominante, insomma. Allora, uno dei due premi ovviamente tocca Coro da te, no? Una commedia garbata sul tema della disabilità, no? Dove si è riuscita a sensibilizzare con la giusta narrativa un problema atavico e far avvicinare anche quel mondo spesso anche sconosciuto agli altri. Sì, anche lì lo sforzo è stato quello di pensare a un pubblico che fosse fatto per la maggior parte da persone simili al protagonista, no? Quello che fa Pierfrancesco in quel film è un essere, diciamo, spregevole, no? Per tante cose, e lo è anche per la distanza che mette rispetto all'aspetto fisico, no? Di una persona, alla propria condizione, no? Quel modo di selezionare l'umanità che a me fa orrore, però è stato veicolato bene anche in chiave appunto leggera, no? E più popolare possibile da un attore che con il pubblico ha una specie di corsia preferenziale, no? E quindi sono particolarmente contento di questo, che sia stato riconosciuto anche il valore di quel film lì da questo punto di vista, cioè di quanto le persone normali non facciano della disabilità la propria priorità, insomma, no? Evidentemente. Quindi. Come si fonde la tua spiritualità con l'animo dei film che vai praticamente a raccontare? Perché so che tu sei ateo, ma ammiri molto i valori cristiani, no? Beh, penso che i valori cristiani sono valori importanti e fondamentali. Adesso averceli è una specie di atto rivoluzionario, insomma, no? Come dire, si è tacciati, insomma, lo stesso Papa è stato, come dire, no? Beh, insomma, questo però mi fa
sono contento di questo, cioè io penso che l'umanità stia sopra ogni cosa, no? E il valore della vita umana è la cosa più, diciamo, enorme con la quale fare i conti tutti i giorni, no? E penso che ci siano ancora spazi di umanità, nonostante i valori di cui parlavi tu siano schiacciati, no? Quotidianamente, insomma, no? Mi pare che sia un'emergenza anche questa, il cinismo a tutti i costi, però forse alla fine non paga sempre, ecco, insomma, mi auguro questo, mi auguro che se c'è un motivo vero per cui faccio i film tipo Corro da te è perché penso che nel fondo di persone come quel protagonista lì ci sia la possibilità di recuperare, no, un briciolo di positività. Premio ANEC alla regia come regista emergente per questa tua opera prima, American Night, ambientato nella New York dell'arte contemporanea, il tuo proprio primo film italiano, ha avuto anche un successo, ma è stato venduto anche 18 film a livello internazionale, come dire, un prodotto, tant'è che è anche ricco, è un thriller ricco di colpi di scena, di suspense, non ti sei fatto mancare niente, ecco. Beh, siamo molto orgogliosi di questo premio, ringraziamo le giornate professionali di Sorrento per il premio alla migliore opera prima, è un film italiano, regista italiano, sceneggiatore italiano, produzione italiana, un team composto interamente da giovani donne, Marta Cappello e Ilaria Dello Iacono, è importante ricordare anche chi lavora dietro alle quinte, e però girato in inglese con un cast americano, anche con dei grandi attori italiani tipo Fortunato Cerlino e Maria Grazia Cucinotta. Che è di qua, sì. Senti, posso dire che hai trovato ispirazione in un film che ho visto molto di tempo fa, Prima della pioggia, Leone d'Oro? Oh, sei il primo che lo dice, grande. Sì, assolutamente. Era in termini di scrittura e di struttura è proprio quello. Leone d'Oro a Venezia nel 94, Prima della pioggia di Milko Manceschi, che è un film circolare che inizia con la fine, ha tre capitoli, con ogni capitolo un personaggio protagonista, e è sicuramente stata una delle mie ispirazioni. Ma tant'è che tu già alla stesura della laurea già hai fatto uno scritto dove praticamente dicevi come fare un film. Sì, ho fatto una tesi su come si faceva un film, perché siccome ho fatto il DAMS a Bologna in cinema, era pieno di bellissima, fantastica teoria, centinaia di libri e di film da vedere e monografie sul cinema muto tedesco degli anni 15-20, ma non come si faceva un film. Allora ho pensato, qual è il modo per capire come si fa un film? Gli chiedo di farmi fare una tesi su come si fa un film. Mi sono fatto assumere da una produzione per fare il backstage e ho fatto il backstage di ogni fase, quindi preparazione, riprese e post-produzione e fino alla distribuzione. E quindi ho visto tutte le fasi, ho intervistato tutti quelli che facevano quelle fasi. Senti, ho notato che lo stile pulp ti piace particolarmente. Sì, lo stile pulp sì. È un film tutto sopra le righe, American Night, pieno di fantasia. Mi piaceva che fosse completamente un viaggio dentro al mondo del fantastico e dell'immaginazione. Senti, infatti, appunto, mi parlavi di America, questa esperienza cinematografica ma anche televisiva americana ti ha forgiato abbastanza, no? Beh sì, io sono andato in America con una borsa di studio Fulbright, devo ringraziare la Fulbright, che è una borsa di studio, doppia borsa di studio Fulbright e Sergio Corbucci, sì. Quindi devo ringraziare questa borsa di studio che è data dal Dipartimento americano, dal Dipartimento di Stato, quindi di fatto devo ringraziare gli americani, perché grazie a loro sono potuto andare in America a studiare e durante il master a Los Angeles e anche dopo, continuando a lavorare lì, mi ha permesso di imparare, di costruire un percorso. E in questo percorso dove pensi che ti possa proiettare? Ma tu prima dicevi tanti paesi, sì, e stanno continuando a aumentare i paesi, adesso siamo arrivati credo a 26 paesi nel mondo, è appena uscito in Giappone, a Taiwan, UK, è uscito come Sky Original, quindi sta andando in tutto il mondo e siamo orgogliosi di questo. Un viaggio nel cuore esoterico di questa nostra città, affascinante, antica, storica, tra incubi e sogni, come dire, la tua matrice narrativa si è elevata anche in quest'altro film? Devo dire che questo film per me rappresenta un atto dovuto di riconoscenza e di gratitudine verso una città che
senza che io avessi nessun merito, mi ha regalato un bagaglio culturale che è fatto delle esperienze di musicisti, cantanti, autori teatrali, cineasti, anche persone impegnate nel sociale, che viene donato alle figlie e ai figli di Napoli senza che ce ne accorgiamo neanche. Se chiedete a un ragazzino anche di 12-13 anni se conosce una commedia di Edoardo, la sa, un film di Totò, la sa, se ha mai sentito una canzone antica napoletana, quello è bagaglio culturale che solo questa città riesce a regalare, come secondo me non avviene in nessun'altra latitudine del mondo. E quindi io sento un moto di riconoscenza verso Napoli, tutto quello che faccio parte sempre da questa identità fortissima e poi si trasforma. In questo caso diventa un omaggio, perché come giustamente hai detto, tra la superficie e il sottosuolo della città è un grande racconto dei conflitti che la animano, dei miti che la agitano e di alcuni posti incredibili che spero facciano ancora di più da volano alla città ed invoglino chi da fuori vedrà il film a venire a visitarci. Ricordiamo in uscita il 5 dicembre, e faccio un'ultima chiosa: Celebrity Hunted Italia, ti sta divertendo da matti o Salvatore? Eh sì, ogni volta che sto con Salvatore da prenderci un caffè, a fare un programma insieme o una serie, ci divertiamo, perché la nostra amicizia ha superato ormai i confini della professione, quindi è stata un'occasione che abbiamo sfruttato anche per starcene un po' insieme. Ho conosciuto la cappella di San Severo. Ho incontrato San Severo tante volte prima di fare il film, perché quello è uno dei miei luoghi del cuore, perché sento che crea proprio una scintilla tra un certo percorso esoterico della città, un moto scientifico che ha sempre animato Napoli e di cui poco si parla, ma anche perché quella cappella è il percorso di un essere umano che ha dedicato tutta la sua vita alla conoscenza, alla strenua difesa della conoscenza e soprattutto all'eredità di questa conoscenza che ha lasciato agli altri. Quindi più che incontrarlo, ho avuto il suo placet per entrare lì dentro. Il tuo rapporto con l'esoterismo di che natura è? Sono molto attratto da tutto quello che riesce rispetto alla realtà a fornirmi un'altra visione, che sia anche distante da me, come tutti quelli che fanno questo mestiere. Sono curioso di tutto quello che rappresenta un'alternativa al racconto del reale, e quindi questo percorso esoterico che compiamo anche in Napoli Magica ovviamente viene da una mia curiosità verso quel mondo, da alcune storie che hanno agitato la città, anche da alcuni riferimenti possibili ad altri luoghi. Scoprire che a Napoli c'è la tomba di Dracula è interessante, così come scoprire che a Napoli c'è il mito di Iside è molto interessante, oppure capire quello che ha provato a fare il principe di San Severo è anche un racconto di una città che è stata anche scientifica. La famosa Y di Forcella, no? Che è quella della scuola di Pitagora a Napoli, che sorgeva in quel quartiere. Insomma, mi piaceva in questo senso raccontare anche un'altra faccia della città. Ma tu sei stato protagonista di un evento esoterico? Ah, guarda, a me il cinema e il teatro mi hanno sempre messo in situazioni strambe. Secondo me anche questa coincidenza di uscita sicuramente non l'ho decisa io, ma l'ha decisa qualcuno oltre me. Così come quando un giorno in una piccola sala prove desolata, eravamo io e Francesco Ghiaccio alle 3 di notte, a un certo punto raccontavamo la storia di un padre di Amleto che ritornava e parlando di suo figlio diceva: era come un fuoco d'artificio in mezzo al cielo, improvvisamente d'estate c'è scoppiato un fuoco d'artificio fuori la porta. Noi non ci siamo spaventati, perché a questi segni siamo devoti, perché tutto questo mondo parallelo che secondo noi esiste, si agita, si muove e ci parla, ci ha voluto dire che stavamo facendo bene. Tiziana Rocca, qui alle giornate del cinema di Sorrento, c'è una grossa novità, no? Una storia di coraggio e di successo soprattutto, no? Che ti vede sempre protagonista oramai da un trentennio, no? Lungo gli eventi anche internazionali che il cinema occupa. Assolutamente, sono molto orgogliosa di annunciare l'uscita del mio nuovo libro Immaginare l'impossibile, Sperling e Kuffer, sulla mia carriera. Quindi insomma, non mancate, assolutamente, andate a comprarlo, perché vi fornirà tanti spunti anche proprio di motivazione, motivazionale, di riflessione. Quindi grazie come sempre di seguirmi e Immaginare l'impossibile, perché dobbiamo sempre avere speranza che l'impossibile diventi possibile. Grazie. È riuscito a ritrarre in un'opera totale tra scritture, immagini, il genio di Pirandello. Devo farti i complimenti, del resto già ti conosco, sei un raffinato intellettuale. Beh, grazie. Un'opera dove appunto ho raccolto tante suggestioni di tutta una vita intorno a Pirandello, ma soprattutto il desiderio di raccontare questa figura di scrittore così importante, così fondativa per noi, in un modo molto facile,
cioè che questa complessità potesse sciogliersi in qualche cosa di magico, e cosa che ovviamente non è prevedibile, però abbiamo tentato con gli sceneggiatori di raccontare questo, e questo cast formidabile ci ha dato la possibilità di incontrare un grandissimo pubblico, perché sono attori che hanno un rapporto molto importante col pubblico, perché il pubblico ha fiducia sia in Salvo Valentino che in Tony, e quindi questa storia è risultata credibile e ha affascinato in modo trasversale pubblici che forse da tempo non si vedevano al cinema. Un altro capolavoro interpretativo che sei riuscito a fare, hai fatto superare lo steccato di attori brillanti, questi due ragazzi, farli diventare anche attori intensi, anche loro si sono sdoganati, no, da questa falsa etichetta. Sono sempre stato convinto che sono due grandi attori tout court, e quindi da questo è nato il desiderio che da tanti anni coltivavamo. Questo film è nato proprio dal desiderio di fare insieme un film, e quindi questo steccato nella mia mente era già abbattuto. Il fatto che il film abbia mostrato anche a chi non lo sapeva o chi non l'aveva capito, e che loro sono due grandi attori capaci di dare modulazione a personaggi complessi, a me mi fa un enorme piacere, ma penso che sia, che era nelle cose, diciamo, era un calendario già segnato. La cultura in che direzione sta andando? Non lo so, è sempre stata così, cioè una pagina di Pirandello esiste da quando l'ha scritta, è come la racconti o come la reciti. In questo caso ha fatto tornare l'interesse per esempio a Pirandello e quindi conseguentemente alla cultura, perché è stato raccontato in una determinata maniera, lo ha reso di nuovo, come dire, perché le commedie di Pirandello avevano successo e quindi in questo senso il film ha avuto successo semplicemente ripercorrendo quella cosa. Poi la cultura sia in pericolo, questo dipende da noi, la dobbiamo tenere sempre viva, da quello che facciamo, da quello che diciamo. Però non lo so se è in pericolo più degli altri anni rispetto a... cioè, non lo so, sinceramente. Che rapporto si è creato con Tony Servillo? Devo dire che è stato un, diciamo, sia un film che in fase di progettazione. Lo diciamo sempre, noi abbiamo firmato veramente un assegno in bianco con Roberto, tanto era la voglia e l'amore che abbiamo detto ci abbiamo queste date, lo facciamo? Sì, e poi via via abbiamo cominciato a parlare del soggetto, lui ci ha raccontato questo soggetto che aveva in mente, e poi si è unito Tony e da subito, come dire, devo dire, c'è stata veramente una grande gioia, una grande serenità. Quando è arrivato Tony, che conoscevamo professionalmente ma non personalmente, abbiamo avuto il piacere di scoprire una persona meravigliosa con la quale abbiamo condiviso il set e soprattutto il dopo set, che era una cosa bella, erano pure le scene che abbiamo fatto dopo set, discutendo di tutto, discutendo e chiacchierando di cose alte e di cose leggere. E devo dire che è stata un'esperienza meravigliosa e ancora ora cerchiamo le scuse per passare ancora un'altra serata insieme, quindi segno che è un, come dire, un quartetto, e il set poi è stato la conseguenza di questo clima meraviglioso che si è creato. Il film si chiama La stranezza, ma è successo qualcosa di strano tra di voi sul set? Com'è andata? La cosa più strana, guarda, ti posso dire, l'ho già detto, ma lo ridico con piacere, è quando c'è stata la messa in scena dei sei personaggi in cerca d'autore proprio lì al Teatro Valle, dove poi avvenne la prima effettivamente nel 1921 di quest'opera, e c'era il teatro, come dire, addobbato esattamente come in quegli anni, c'eravamo noi gli attori e le comparse vestiti come si usava allora, all'epoca, vestirsi per andare al teatro, ed era veramente una perfetta riproduzione del 1920, tant'è che quando Roberto dava qualche minuto di pausa per cambiare gli obiettivi, le luci e cose varie, uscivamo fuori e vedevamo le macchine passare, dicevamo: ma questi che ci fanno qua? erano sbagliati loro, noi eravamo nel posto giusto. Sì, anche semplice e bella, ci ha chiamato Roberto, ci ha raccontato questa storia bellissima, appunto, che lui aveva un'antica amicizia.
amicizia con Sciascia, che gli regalò questa biografia di Pirandello, al quale lui rimase affascinato. E allora Roberto, con il quale noi abbiamo un'antica amicizia, ci ha proposto questo film. Rimaneva il problema di chi interpretasse Pirandello. Allora Roberto ha detto: guarda, io sono molto amico con Tony Servillo, lo possiamo chiedere a lui. Chiaramente, arrivando Tony, abbiamo capito che ci volevano due grandi sceneggiatori. Allora Roberto dice: guarda, io sono molto amico con Gaudioso e Chichi, e li ha chiamati e hanno aderito subito al progetto. Con entusiasmo, un progetto che diventava sempre più grande, e quindi abbiamo bisogno fare però una produzione. Allora noi ci siamo permessi di dire: siamo molto amici con Giampaolo Letta, e l'abbiamo chiamato. E a questo punto Roberto dice: pure io sono amico con Del Brocco, lo chiamo. Insomma, è la solita Italia che fa lavorare gli amici degli amici, questo è triste italiano. Per tutti coloro che sono interessati ad accogliere le telecamere del format patinato, i protagonisti, il numero è in sovraimpressione: 333-46-45-256. Davide il Barone.